in modalità silenziosa. Gli autografi verranno effettuati dagli autori alla conclusione dell'evento sotto il porticato alla vostra destra. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una piacevole serata. Grazie. Buon pomeriggio, si dice buon pomeriggio, non può darsi. Comunque, buongiorno, sono Alberto Rollo della Casa Editrice Feltrinelli ed è un gran privilegio essere qua ad aprire questo incontro. Ma attenzione, non è che magari ci siamo sbagliati tutti e non stiamo celebrando quello che pensate, ma un'altra cosa. 1516, 500 anni dell'Orlando Furioso, non 1976. Ma tutto ciò ha un senso, allora vi prego di avere un secondo di pazienza, malgrado l'eccellenza degli ospiti che ho alle mie spalle, e state a sentire queste due cose. Tutta la sfera varcano del fuoco e indi vanno al cielo della luna e vengono la più parte essere del loco come un acciaio che non ha macchia alcuna. E lo trovano uguale o minor poco a quel che in questo globo si raduna, in questo ultimo globo della terra, mettendo il mare che la circonda e serra. Bene, questa ottava, dal romanzo Furioso, 1516, non è citata a caso come non è citata a caso quella celebrazione, perché c'è una bellissima relazione fra Ariosto e il nostro autore Stefano Benni. Quando ero nei miei 20 anni, appena dopo la Sforza, appena dopo, incorciai in un piccolo libricino che si chiamava Il Benni Furioso, e da lì cominciai a capire che forse dovevo connettere le due cose, e poi col tempo, negli anni, in tutta la vita, abbiamo scoperto quanto di quel mondo, questo ultimo globo della terra che è un po' uguale al nostro, in realtà fa parte proprio di quella magia dello spostamento, no? Della realtà da qui a qua, che è la magia della scrittura di Stefano Benni, che ci ha fatto sempre sentire il paradosso dello stare al mondo, di come si vive, di che cos'è la politica, di che cos'è la società, di che cosa sono i nostri turbamenti, i nostri sogni, la nostra immaginazione e via, come in un poema. Ma in verità, 1516, oggi siamo invece a celebrare questo compleanno di Basport, un'opera che non ha smesso di aprire i bar dell'immaginazione, non tanto quelli della realtà, che ce ne sono fin troppo e non si chiamano più Basport, ma Mimì, Nulla, e via dicendo. E siamo, anticipo una piccola cosa che mi piace molto, a sentire una prossimità molto forte con l'altro giovane di questo momento, siamo nel 1976, cioè Daniel Pennac, in quell'anno intorno, si muoveva con fare un po' protestatario e scriveva un piccolo libro che avrebbe voluto chiamare
tu seras un fils mon nom, sarai un figlio, ragazzo mio, e che invece la casa editrice chiamò il servizio militare a servizio di chi? Che c'entrava molto, però l'aveva un po' scolpato questa cosa, questa idea originale. Quindi da una parte abbiamo Daniele che si protendeva verso l'istituzione militare e dall'altra c'era Stefano che a noi che venivamo anche dal mondo della politica, della certezza che il mondo l'avremmo cambiato, ci mostrava un mondo che aveva continuato ad esistere e che era giusto che fosse esistito a quel modo. Ed erano i personaggi, meravigliosi personaggi, quella galleria infinita di fratelli che sono presenti dentro la spaccia. Se finì, la parola a Stefano Bello. Arrivato il caffè, no? Ma io ringrazio Alberto, io non sapevo cosa Alberto avrebbe detto di me e quindi ha citato, sì, in effetti avremmo voluto tanto Ariosto qui, Ludovico, però purtroppo all'ultimo momento abbiamo saputo che è indagato per una cosa di smaltimento di rifiuti, perché in effetti lui fu ed è governatore della Garfagnana, che è come sindaco, e quindi abbiamo pensato che non era bello chiamare qui un indagato, e quindi non c'è Ludovico ma c'è Daniele che ha solo dei precedenti per rissa, ubriachezza molesta, ha picchiato Welbeck, però per il resto è una persona alla fedina penale, diciamo, medio pulita. Io vorrei dire 5 minuti, mi sono anche scritto, perché sono un po' vecchio e rincoglionito, siamo qui per festeggiare 40 anni di un comune amico, sì, è un libro e i libri che si amano sono come degli amici. Qualcuno di voi sa che non è il mio amico preferito e la chiudo qui. È molto bella questa festa anche perché poi fino alla mia morte non parlerò mai più di Brasquato, neanche sotto tortura. Leggo Passport e ci trovo, diciamo, qualche difetto, qualche peccato, ma mi viene in mente una bellissima frase che è: chi è senza peccato non ha un cazzo da raccontare. Se un libro attraversa 5-6 generazioni di lettori è ovvio che qualcosa di buono ce l'ha. Torniamo allora a questo 1976. Daniele aveva 7 anni in realtà, no? Io avevo da poco finito il militare, perché ho fatto anch'io il militare, e ho cercato un pochettino gli eventi di quell'anno, qualcuno. Allora nel 76 Steve Jobs fonda la Apple, poi c'è nasce il giornale La Repubblica, muore Mao ma nasce Fabri Fibra, quindi sai che è bello. Anche cose serie: arresto di Curcio, scandalo Lockheed, nube tossica di Seveso, strade d'Italia del Zatar, terremoto del Friuli. La prima cosa che dissero era: non vi lasceremo soli. E ci vogliono degli anni. Nella cultura, nel 1976, qual era il disco, quale fu il disco più venduto in Francia? Lo canterà Sonia Forino adesso. Garçons et les filles de mon âge de bien se pensaient être heureux. Era Danny Coudry, Bonnie M. Danny Coudry, terzo Johnny Hallyday. Invece in Italia è un po' meglio, perché il primo era ancora Tutti Battisti e il terzo l'immortale, che io amavo moltissimo, la tartaruga. Un giorno fu un animale.
Vabbè, e poi l'evento culturale più grande fu la prima puntata di Candy Candy in televisione. E quindi io adesso, per festeggiare questi 40 anni, cerco di dire delle cose serie, per festeggiare questo libro che i miei lettori hanno tenuto in vita oltre le mie aspettative. E faccio alcune considerazioni sulle libertà. E quindi, primo, la libertà del lettore, che è la libertà di trovare nei libri qualcosa di diverso, di più o di meno di quello che l'autore credeva di avere creato. Cioè, illuminare, spegnere un libro, viverlo come un testo allegro o triste, se io vi chiedo che cos'è Achille Pie Veloce, metà di voi dice molto allegro, metà di voi triste. Una metà sono fessi. No, è che la libertà del lettore vuol dire proprio questo. E questa è questa libertà che a me interessa molto, non solo come scrittore, ma come lettore, perché questa libertà di trasformare un libro e di farlo tuo. Quindi io, che sono anche lettore, ho la mia Lolita, ho la mia Moby Dick, ho la mia Collezione del Dolore e ho la mia Fata Carabina, che è il libro che mi fece innamorare di Daniele, che è uguale alla vostra, se l'avete letto, ma è diversa. Noi abbiamo la libertà di accogliere questi libri, ma anche di trasformarli, leggendoli, soprattutto rileggendoli, perché secondo me il giudizio di un libro dovrebbe comportare almeno una rilettura. Se poi non so io, se sono 10, meglio. Poi c'è la libertà dello scrittore, quindi la libertà di scrivere tenendo conto appunto della varietà, della diversità, della libertà dei lettori, anche delle leggi delle editorie del mercato, perché ci sono, però c'è sempre, credo, una possibilità per lo scrittore di cercare la sua strada e di cambiare stile, cambiare sentimenti, cambiare il sogno, cambiare il progetto, la libertà di rischiare, la libertà di creare, quello che io dico, nuovi strumenti nell'orchestra della sua scrittura. A volte questo accade mentre stai scrivendo il libro, a volte te ne accorgi, quindi cambi l'idea iniziale, a volte te ne accorgi dopo. È una specie di diabolica libertà del libro di contraddire e di ribellarsi a ogni intenzione, a ogni paradigma, a ogni teoria con cui lo scrittore cerca di giustificare la sua opera. Spesso un autore elabora una sua teoria sul perché, sul come scrive, ma non sempre poi va così, fortunatamente, no? Perché dietro di lui qualcosa esplode, qualcosa di spasmodico, stravolge l'ordine che lui credeva di aver visto chiaramente. Si scrivono anche cose di cui dopo ci si stupisce. Di tutte le ricchezze, se qualcuno vuol leggerlo, oltre a Basport, c'è un animale che si chiama la colta capra, che parla appunto di scrittori, di grandi scrittori, non mi paragono neanche, che in qualche modo contraddicono in molti loro libri la loro teoria letteraria. Io cito Poe, io cito Borges, cito la grande Flannery O'Connor, cito Céline, cito Oscar Wilde, cito Nabokov. Se volete andarlo a leggere, non è Basport, però è anche mio. Questa frase, in ogni autore c'è sempre una pagina che sembra scritta da un altro. Alla fine vi dico chi ha detto questa frase. Ha detto: un mio amico giura di aver trovato una pagina di Dan Brown scritta bene. Ha detto: me l'ha fatta leggere essendo scritta bene, quindi è paradossale. Poi la libertà delle parole. Ecco, quando noi le cavalchiamo per domarle, le limiamo, le tagliamo, le sorvegliamo per paura di una specie di loro invasione, impazzimento, cerchiamo una misura, una metrica, cerchiamo uno stile, alla fine ci sorprenderanno, resisteranno. E ho letto recentemente un libro fantastico che ha un libro che non è un titolo non benaugurante, è La morte di Yankelevich. Toccatevi pure tutto quello che volete, è uno dei capolavori della riflessione filosofica, secondo me, di questi ultimi anni. E parla della fiammella dell'essere stato. Ecco, niente come queste pagine di speranza dopo un libro che è totalmente spietato e parla appunto della morte,
mi sembra illustrare come le fiammelle delle parole che restano fanno sì che ogni libro sfida la morte della cultura, ma forse la morte in generale. La libertà di invecchiare, ci metto. Che cosa lega a noi, tra di noi, tra Alberto, Daniel e me? La prosa? No, la prostata. Siamo tutti e tre riduci da interventi di prostata, è la verità. Vorremmo dirvi che ci lega il comune amore per la sensibilità, ma la prostata a volte più forte anche della sensibilità. Comunque adesso stiamo tutti quasi bene. Se devi andare a fare la pipì, dillo prima. Sì. Ogni tanto mi chiedono, i giornalisti, alcuni simpatici, altri un po' così con degli occhioni così, ma tu sei cambiato. Allora dico sì, Gesù vieillit, come dice Zezvi alla fine del libro di Queneau. C'è questa idea della letteratura che come una tuta, un costume da supereroe che ti fa passare attraverso i mutamenti del mondo. Io dico che invece la scrittura è piuttosto un modo di andare nudi e spogliarsi, che io e Daniele adesso non faremo per non provocare incidenti, però potremmo farlo. Sì, oui, siamo invecchiati e abbiamo cambiato idee, abbiamo cambiato sentimenti, altre non le abbiamo cambiate. Abbiamo vissuto, sia io che Daniele, ma io parlo a me, uno dei periodi di cambiamento più veloce, più spaventosamente orribile e meraviglioso della storia del mondo. Io sono nato a lume di candela e adesso scrivo col computer. 50 anni vertiginosi, tutto questo poteva non essere nei miei libri. Nei miei libri, i miei libri sono invecchiati con me. C'è la lume di candela, c'è la mia infanzia contadina e c'è la fantascienza. Forse invecchiando abbiamo scoperto che fin dall'inizio, scrivendo, non facevamo altro che ricordare e dire bugie. Quindi quando mi dite il bar sport esiste ancora, io vi dico non è mai esistito. In quel modo non è mai esistito. Noi abbiamo nostalgia di qualcosa che non è davvero esistito, ma che ci ricorda qualcosa che abbiamo amato. Ci fa ricordare dei tempi in cui avevamo più speranze. Ma è un bar inventato, nato dall'osservazione quotidiana di un bambino di 9-10 anni nei tempi in cui la televisione non c'era. Il mio amico Galimberti mi ha dedicato una disamina della Luisona in cui non ho capito niente, però non ha citato Platone e ha detto che lei è l'eroina di un periodo in cui si credeva di poter avere qualcosa di più, un periodo in cui si poteva pensare di avere qualcosa di più tutti insieme senza diventare aridi. Un sogno di abbondanza abbastanza ingenuo. Come non so se vi ricordate la pentola che Geppetto disegna in casa sua, il binocchio, il sogno di abbondanza contadina. Vi dico perché Daniele è qui, oltre alla nostra vicinanza prosastica e prostatica, ci sono altri scrittori italiani di cui sono amico. Molti vorrei che fossero qui, ma purtroppo sono morti. Io vorrei dire grazie a Kerti, che è quella che mi ha veramente mi ha insegnato a chiedere, mi ha insegnato a non accontentarmi dei miei difetti, a essere sempre esigente, mi ha insegnato a ricercare sempre qualcosa di più nella mia scrittura. Vorrei che fossero qui Frutelli e Lucentini, che sono stati i primi a accorgersi sul mago che io avevo un piccolo talento. Franco Occhetto, che mi ha portato i Feltrinelli. Vorrei che fosse qui la bibliotecaria del mio paesello, che era un insegnante che aveva messo su in una stanzetta un 300-400 libri che io ho divorato tutti senza neanche capirli, e il mio mondo da piccolo è diventato enorme. Adesso non c'è più quella piccola bibliotecaria di Biola di Monzuno, mi ha aperto il mondo dei libri.
Poi ci sono anche quelli momentaneamente vivi, come per esempio Alberto Rollo, che mi sopporta da anni. C'è qui Giorgio Gaglione, alzati in piedi, fa vedere come sei bello, perché è stato il primo a portare in teatro il Basso Tirmale, mi ha aperto il mondo del teatro e sono fioccate le occasioni, poi precisamente da 5-6 anni nessuno mi chiama più, però c'è stato questo bellissimo momento in cui mi davano anche dei soldi. Perché Daniel è qui ed è arrivato appunto guidando 9 ore dal Vercors, 1800 metri, non so dov'è, ma è per me come il Galibier, come il Tourmalet del Tour de France. Non guidava lui dormiva, però non so cosa fa. Perché i nostri libri si assomigliano? Secondo me mica tanto, perché lui è molto più saggio di me, più saggio, più filosofo. Io forse ho un po' più il senso del comico, ma lui è tanto più saggio di me. Credo che abbiamo in comune questa passione, questa libertà di imparare, di ascoltare, la voglia di raccontare, e infatti anche lui legge in teatro, perché gli scrittori che ama poi li vuole portare in teatro, una specie di infanzia della scrittura, secondo me. Questa sensazione un po' di meraviglia, di paura del mondo in cui eravamo capitati. E così, in questo modo, i libri che si fanno sono diversi uno dall'altro. Io penso che Daniel non abbia mai scritto due libri uguali, anche i suoi Mavassel. Ogni volta che ho aperto un libro di Daniel ho detto, ah, non me l'aspettavo, e spero di aver fatto così anch'io. Ultima cosa che dico, qual è l'ultima libertà che io, insomma, rivendico, non so, forse Daniel, è anche la libertà di uscire di scena e la libertà del silenzio, cioè di andare via da Moby Dick e andare da Bartleby, che lui ha portato in scena. Perché ultimamente dicono, non scrivi più per i giornali, fai meno teatro, scrivi solo poesie, forse che scrivere ti ha stancato. Allora no, io non ho mai sentito tanto la responsabilità delle parole e non ho mai tanto apprezzato la fortuna di aver potuto fare questo mestiere, con tutti i dubbi, le fatiche, eccetera, un mestiere meraviglioso. Però non so se io scriverò ancora un romanzo. Forse ho già detto tutto quello che mi ha concesso il Dio della candela accesa, quello che Cortázar chiama il Dio della veglia degli scrittori, che protegge gli scrittori. Ho molta voglia di leggere e di ascoltare le parole degli altri, anche quelle di Daniel. Io ho dedicato, se qualcuno lo sa, un'opera a Thelonious Monk, al suo silenzio finale, si chiama Misterioso, gli ultimi 7 anni della sua vita in cui lui smise di lavorare e anche di parlare. Non credo che mi succederà, se mi succederà pazienza, però quel mistero mi sta affascinando sempre più. Per oggi non sto zitto, assolutamente, parlo, firmo copie, festeggio, vi ringrazio. Non voglio pensare se scriverò ancora o no, se saprò ancora far ridere o farò solo delle canzoni tristi. Oggi io penso solo che sono molto allegro. Je suis heureux. Nous écrivons tous les deux pour raison de santé.
Entrambi scriviamo per motivi di salute. Ça nous soigne un peu. Che ci cura un po'. Mais Alberto e Stefano nous ont, avec l'Arios, avec Yankelevitch, nous ont fait grimper dans des altitudes magnifiques où il, finalement il reste malgré tout très peu d'oxygène. Ma Alberto e Stefano con l'Ariosto, con Yankelevitch ci hanno fatto raggiungere cime altissime dove forse resta nonostante tutto molto poco ossigeno. E je vais vous faire redescendre sur le territoire prosaïque de la vérité. E adesso riscendiamo nel terreno della verità. Notre rencontre avec Stefano. Il nostro incontro. C'était il y a très longtemps. Era molto tempo fa. Je ne sais pas si l'Arioste était né. So se l'Arioste fosse nato. Je me rappelle juste que j'étais très malheureux. Mi ricordo che ero molto infelice. Le livre que je venais d'écrire avait été refusé 17 fois. Perché il libro che avevo appena scritto era stato rifiutato 17 volte. Et ce livre s'intitulait « Sans savoir où j'allais ». E questo libro si intitolava Senza sapere dove andavo. Ma fiancée venait de me quitter. La mia ragazza mi aveva appena lasciato. Pour un astrologue. Dove j'ai appris beaucoup plus tard. Di cui molto più tardi sono venuto a sapere. Chi era l'ami. L'amico. De Stefano. De Stefano. Bref. Lo conoscevo. Il m'a vu ça 40 ans plus tard. Lo conoscevo. 40 anni dopo. Bref, j'étais totalement désespéré. Insomma, ero totalmente disperato. J'habitais Marseille à l'époque. Ai tempi abitavo a Marsiglia. Et alors je me suis dit, bon, le désespoir a assez duré comme ça. Allora mi sono detto, beh, insomma, la disperazione è durata abbastanza. Je suis allé sur le vieux port. Sono andato al porto antico. Et... Adri. E mi sono suicidato. Per la noiata. Annegando. E io poi ho scritto il basso timbale alla prima scena. C'est le seul point commun, mais très honorable, que j'avais avec Virginia Woolf. Era l'unico punto in comune, ma molto ragguardevole, che avevo con Virginia Woolf. E allora je me souviens très bien. J'étais entre deux eaux. Mi ricordo benissimo, fluttuavo nell'acqua. Déjà presque mort. Quasi morto. Et tout d'un coup, une main prend la mienne. Et tout un tratto una mano prende la mia. Et me tire. Et mi trascina. Et je suis. Et io la seguo. Et je regarde. Et guardo. Et c'était ça. Et... me dit mort pour mort. C'est ça l'enfer. Morte per morte, forse l'inferno è questo. C'est pas si désagréable après tout. Non è poi così male. Et je me suis laissé entraîner. Mi sono lasciato trascinare. Parce qu'il n'y avait pas très loin. Perché lì vicino. Un bar sotto le mare. C'è un bar sotto il mare. Che évidemment, il connaissait. Che naturalmente Stefano conosceva. Alors il a ouvert la porte du bar. Ha aperto la porta del bar. Comme il est malgré tout très poli, il m'a dit, passe. E siccome nonostante tutto è molto educato, mi ha detto, entra. Je suis entré dans le bar. Sono entrato nel bar. Il est venu derrière moi. Mi ha seguito. E il m'a dit, maintenant, je vais te présenter tout ça. E mi ha detto, adesso ti presento tutto questo. Nous avons énormément bu. Abbiamo bevuto tantissimo. E puis, il a ouvert une porte. Poi ha aperto una porta. E il m'a dit, c'est là. E mi ha detto, è qua. E gli aveva scritto Feltrinelli.